Benvenuti al secondo incontro di Pagina Piegata Arte, ciclo di incontri dedicati all'arte contemporanea e condotti dal sottoscritto Claudio Brunello, artista e promotore culturale. Quando inizia il periodo dell'arte contemporanea, molte sono le opinioni in merito, opinioni espresse da critici d'arte, artisti, semplici appassionati, teorici, storici, sociologi, filosofi e chi ne ha più ne metta. Alcuni affermano che l'arte contemporanea parte dopo la Rivoluzione francese, altri intorno al 1860, con gli impressionisti, altri ancora all'inizio del Novecento con le famose avanguardie storiche che tanto hanno stravolto il mondo dell'arte. E parlo dell'astrattismo, del cubismo di Picasso, l'astrattismo è quello di Kandinsky, Malevich, del movimento Dada, un movimento molto strano, del futurismo. Ecco, tutte queste correnti e altre ancora fanno sì che molti affermino che l'arte contemporanea è partita da lì. Altri ancora nel secondo dopoguerra, ovvero tra il 1945 e il 1950, con l'action painting, ovvero la pittura d'azione, praticata dal famoso Jackson Pollock negli Stati Uniti. Ed infine alcuni, una minoranza questa, la fa partire dagli inizi del XXI secolo, con l'attentato alle Torri Gemelle, dove ci si è resi conto che il mondo è piccolo. Io personalmente, però, sostengo che l'arte contemporanea sia partita dal secondo dopoguerra, ovvero tra il 1945 e il 1950. Bene, partiamo. Una riflessione che ho fatto su me stesso e anche su un po' amici, conoscenti e nell'insieme un po' tutti noi, quando visitiamo un museo, una mostra d'arte contemporanea, ci sentiamo talvolta come degli esploratori senza la mappa, ci manca il navigatore satellitare, di dove andare. Abbiamo di fronte a noi una realtà in gran parte ignota e ci troviamo a disagio, perché non abbiamo gli strumenti adatti per capire e interpretare correttamente, se ne fosse necessario, quello che vediamo di fronte a noi. Scultura, quadro, installazione, performance e così via. Nessuno di noi può dirsi esperto di arte contemporanea, nemmeno i critici, perché bravi, hanno studiato e tutto, ma è pur sempre una loro visione. Nell'arte contemporanea una metafora che può funzionare è dire, finché parliamo di avanguardie storiche, di movimenti dell'Ottocento, di pittura del Settecento, Seicento e andando indietro, stiamo parlando di bocce ferme, dove molta gente ha scritto, ha visto, ha ponderato e ha storicizzato. Le bocce sono lì, condivise da tutti. Nell'arte contemporanea le bocce si muovono ed è difficile dire dove sono e dove vanno a parlare. Pertanto nessuno può essere un totale esperto in merito, ma interpreta quel che è l'arte contemporanea. E questo riguarda anche me, semplice artista. E forse come artista riesco meglio a capire, non tutti chiaramente, alcuni degli artisti che vedo in giro. In questi 70 anni trascorsi con artisti, studiandoli, visitando centinaia di mostre, chi frequenta si rende conto che questi 70 anni hanno radicalmente trasformato la forma e i contenuti delle opere. Gli artisti sono diventati dei cercatori di senso, aprendo uno spazio individuale a tal punto che chi è stato educato ai tradizionali canoni estetici, su cui si è basata la pittura classica e antica, da Giotto a Tiepolo, si sente letteralmente escluso ed è tutto impreparato, appunto perché le bocce si muovono in continuazione. Il rifiuto di ogni regola imposta dalla tradizione e la completa libertà dell'artista ha infranto un tabù sull'uso di tecniche, materiali, comportamenti e spazi. Oggi l'arte si fa dappertutto.
fuori dalla galleria, in mezzo alla strada, sono scantinato, sulla metropolitana, a scuola e forse anche qualcuno in bagno, visto certi water che girano nell'arte. Il rifiuto di ogni regola imposta dalla tradizione e la completa libertà dell'artista, con l'uso di tecniche materiali, come dicevo prima, spazi, ha messo l'opera d'arte in divenire continuo, in continua trasformazione. Quindi è un messaggio continuo, è una narrazione continua, dove il nostro sapere si incontra col sapere dell'artista, che ci propone un suo linguaggio, un suo modo di vedere il mondo oggi, contemporaneo, e forse anche un po' un'interpretazione sul futuro prossimo. Quindi l'inserimento nelle opere e nelle sculture di pezzi di realtà, dal ritaglio di carta al filo, alla corda, al tappo, alla lattina, al tessuto sbrindellato, è una pratica nata con l'avanguardia cubista, e questo bisogna dargliene atto. Quindi, diciamo, i pilastri su cui appoggia l'arte contemporanea sono stati costruiti all'inizio del Novecento, tra i primi del Novecento e il 1920. Se pensiamo ai movimenti, l'astrattismo, il cubismo, che al posto di disegnare il tessuto lo incollava sull'opera, quindi con un passaggio. Al movimento Dada, con i Squitters, un artista strampalato, chiamiamolo così, che ogni oggetto diventava veicolo per esprimere qualcosa. Quindi nel secondo dopoguerra nascono le cose diverse, più complesse, più intellettuali se vogliamo, più speculative, e sono gli assemblaggi, le installazioni, le performance, gli happening. Poi è entrato in gioco anche un altro elemento non presente prima ed è usato a livello d'arte, la fotografia. Quindi il tutto, come ho detto anche nel primo incontro, è condito dal tempo. Il tempo, l'ambiente e il comportamento dell'autore, così come dello spettatore che osserva anche guardando un'installazione, girandoci intorno, cercando di entrare, a volte si entra nell'opera d'arte. Questo ha cambiato tutti i parametri di interpretazione, di osservazione e di fruizione dell'arte contemporanea. Un libro utile può essere Quando i rifiuti diventano arte, della critica d'arte Lea Vergine, scomparsa a causa del Covid proprio quest'anno. Ecco nella copertina. Fatta questa riflessione, dal Novecento, nel linguaggio dell'arte contemporanea, si è andato creando un bagaglio di una nuova tradizione. Potendo fare tutto, paradossalmente si crea una tradizione. La tradizione della totale libertà. Bellissimo. L'uomo è stato il primo essere ad avere la presunzione di giudicare cosa è bello e cosa è brutto. Nell'arte contemporanea questo parametro dobbiamo un po' dimenticarcelo. Pertanto tutto può trovare un suo luogo nell'opera, compreso ciò che potremmo considerare banale, ordinario, disarmonico, dissonante. Altro libro molto utile, facile, dal titolo Si fa con tutto, della conosciutissima critica d'arte Angela Vertese, e questa è la copertina. Consigliamo. Oggi l'arte è intesa come processo di conoscenza, quindi chi la fa e chi la fruisce siamo tutti lì per conoscere. Ogni deriva è lecita perché foriera di nuovi orizzonti. La parola forma è sempre più in transizione permanente. La globalizzazione accentua l'idea che non esista per l'uomo un progetto unitario, ma un insieme di possibilità che si avverano. Predomina la sensazione di vivere tra i frammenti, in un terreno molto instabile. Dobbiamo essere un po' equilibristi. L'opera d'arte si fa interprete quando mette insieme pezzi di mondo, brandelli di novità, rifiuti riportati a seconda vita. L'opera oggi prescinde da ogni regola estrinseca, ma continua a essere come fatto o come oggetto. Quindi è un evento e anche un oggetto. L'artista cerca il senso della storia, della vita, dell'essere e tenta di comunicarcelo attraverso segni non verbali e condivisi.
è un suo linguaggio. Noi entriamo nella sua testa quando guardiamo l'opera o la performance o ascoltiamo la poesia o una musica. Consiglio una visita al sito letturabreve.it, tutto minuscolo, letturabreve.it, dove è evidente l'enorme e diversificata la proposta di diversi artisti italiani, tutti di qualità, e lì vediamo chi apprezza ancora il classico modo di dipingere, quasi un iperrealista, chi dipinge in chiave espressionista con varie tecniche, chi crea le installazioni, chi disintegra l'opera, tutti questi aspetti. Entrando, vedendo vari artisti, ci si rende conto un po' di quel che è oggi il contemporaneo. Non ha un'unica strada, ne ha tante. Una metafora che mi sono inventato e più volte esposta a diversi incontri è quella della soglia, la porta. È una metafora che ha bisogno di alcuni minuti che vi spiegherò la prossima volta. Ciao, alla prossima!